Il servizio aggiuntivo Incassi e Pagamenti consente di gestire gli incassi delle singole rate delle fatture. Per iniziare, collegarsi alla pagina fatturazioneelettronica.aruba.it. Inserire i dati del proprio account di fatturazione elettronica e cliccare su Accedi. Avvenuto l'accesso, sarà possibile gestire le rate solo per le fatture successive al 1 gennaio 2020 e che sono negli stati di incasso incassata, non incassata, parzialmente incassata e stornata. Per visionare l'elenco delle fatture e lo stato dei singoli incassi, dal menu a sinistra cliccare su Fatture inviate. Le rate non sono generate per le fatture che hanno stato di incasso non gestita e per queste fatture si visualizza soltanto il pulsante Aggiungi rate per inserire una o più rate manualmente, ma tale funzione la vedremo più avanti all'interno di questo tutorial. Le fatture possono essere in stato parzialmente incassata. La fattura in questo stato indica che una parte delle rate è ancora in stato non incassata o scaduta. Stato non gestita, se non è presente alcuna informazione sui dati di pagamento e pertanto non è stato possibile generare le rate corrispondenti, oppure se la fattura è in stato rifiutata. Stato non incassata sta ad indicare che tutte le rate risultano non incassate. Se una o più rate non incassate sono scadute, si visualizza una X rossa in corrispondenza dello stato del pagamento. Stato incassata indica che tutte le rate delle fatture risultano incassate. Stato stornata se risultano stornate tutte le rate o l'intero documento. Le note di credito e le relative rate vengono impostate in modo predefinito come stornate. Le rate in stato stornata non generano movimenti di cassa e pertanto non risultano fra i movimenti riportati in prima nota. Per maggiori informazioni riguardanti la sezione prima nota, consigliamo di consultare il tutorial dedicato. Per visualizzare le rate di una specifica fattura, cliccare una volta sulla riga della fattura di interesse e selezionare la scheda incassi. Dall'icona Info si visualizzano informazioni sulla modalità di pagamento rata, banca su cui incassare il pagamento e il relativo IBAN. Con Incassi e Pagamenti è possibile indicare una rata come incassata o gestire l'incasso di importi minori o maggiori rispetto a quelli previsti. Si precisa che non è ammesso l'inserimento di valori negativi per l'importo incassato. Vediamo come inserire l'importo incassato di una singola rata. Dall'elenco fatture inviate a sinistra della schermata, cliccare sulla fattura di proprio interesse. Selezionare la scheda incassi. Da qui si ha la possibilità di inserire un importo incassato uguale, inferiore o superiore alla cifra presente nel campo importo dovuto. Vediamo come. Per inserire un importo incassato uguale alla cifra presente nel campo importo dovuto, cliccando nel campo importo incassato, questo viene precompilato con l'importo dovuto per quella rata. Dopo l'inserimento, cliccando fuori dal campo, viene aggiornato lo stato della rata su incassata e viene automaticamente registrata come data di incasso la data del giorno di inserimento, ma può essere modificata se necessario. Per inserire un importo incassato inferiore alla cifra presente nel campo importo dovuto, nel campo importo incassato questo viene precompilato con l'importo dovuto per quella rata. Se la cifra viene modificata con l'inserimento di un importo inferiore, il sistema offre due opzioni: aggiungere una nuova rata o ripartire la differenza. Vediamo la prima opzione. Cliccare su Aggiungi nuova rata. Si visualizza una nuova riga per l'inserimento della nuova rata. Il sistema chiede di indicare la data scadenza della rata. I restanti campi sono compilati in automatico. L'importo dovuto della nuova rata sarà uguale alla differenza tra l'importo originariamente dovuto e l'importo inserito nella rata precedente, che viene aggiornata dal sistema inserendo l'importo effettivamente incassato. Inserendo un importo incassato inferiore alla cifra presente nel campo importo dovuto, la seconda opzione è quella di ripartire la differenza. Cliccare su Ripartisci differenza. A questo punto, tra l'elenco delle rate visibili, inserire il flag in corrispondenza di quella o di quelle su cui si vuole ripartire la differenza e cliccare su Ripartisci. Per inserire un importo incassato superiore alla cifra presente nel campo importo dovuto, cliccando nel campo importo incassato, questo viene precompilato con l'importo dovuto per quella rata. Se la cifra viene modificata con l'inserimento di un importo superiore, è richiesto di ripartire la differenza tra le rate. Non è possibile inserire un importo che, sommato a quelle rate, generi un importo incassato superiore all'importo dovuto previsto dal documento. Se si tenta di inserirlo, il sistema impedisce di proseguire mostrando un messaggio di errore. Per ripartire la differenza sulle altre rate, inserire l'importo effettivamente incassato per quella rata è superiore al dovuto. Il sistema indica la necessità di verificare gli importi e chiede di ripartire l'eccesso eliminandolo dalle altre rate.
A questo punto cliccare su Ripartisci differenza. Tra l'elenco delle rate visibili inserire il flag in corrispondenza di quella o di quelle su cui si vuole ripartire la differenza e cliccare su Ripartisci. Per ogni singola rata è disponibile il pulsante Azioni, da cui è possibile seguire varie operazioni, quali segnare la rata come non incassata, segnare la rata come stornata, allegare un documento alla rata o gestire file allegati già presenti, modificare la banca o la modalità di pagamento, modificare la data di scadenza o eliminare la rata. In questo caso il sistema avverte che l'importo della rata eliminata dovrà essere ripartito sulle altre. Se la rata risulta incassata, verranno cancellate eventuali informazioni presenti su prima nota o la riconciliazione bancaria. Cliccare su Prosegui. Tra l'elenco delle rate visibili, inserire il flag in corrispondenza di quella o di quelle su cui si vuole ripartire la differenza. Cliccare su Ripartisci per concludere l'operazione. Conclusa la ripartizione o qualunque altra modifica alle rate, sono visibili un'icona matita a fianco della data di scadenza della rata. Passandoci sopra con il mouse è possibile visionare l'importo originario della rata presente nell'XML della fattura e il pulsante Ripristina rata originarie per annullare tutte le modifiche e ripristinare le rate originarie presenti nell'XML della fattura. Il banner blu in fondo alla pagina segnala che eventuali modifiche apportate alla struttura delle rate, alle date di scadenza, alla banca o alla modalità di pagamento non incideranno sui dati già eventualmente presenti nel file XML della fattura e saranno segnalati con l'icona matita in corrispondenza della rata. A questo punto vediamo come creare le rate di incasso di una fattura e come aggiungere ulteriori rate. Nel caso in cui una fattura sia in stato non gestita, non avrà rate associate da gestire, ma sarà possibile creare manualmente le rate. Dall'elenco fatture inviate a sinistra della schermata, cliccare una volta sulla riga della fattura di interesse. Selezionare la scheda incassi. Nel caso in cui una fattura non abbia dati di pagamento inseriti nell'XML, non avrà un netto a pagare calcolabile. Lo stato di incasso dell'intera fattura potrà essere variato da non gestita a incassata o non incassata, solo dopo aver creato almeno una rata di incasso. Cliccare su Aggiungi rate. Dalla schermata che appare, sarà possibile indicare l'importo dovuto totale. Se la fattura ha un netto a pagare, questo è inserito nell'importo dovuto e non è modificabile. E il metodo di pagamento. Il sistema, sulla base di queste scelte, proporrà la struttura delle rate. Cliccare su Salva per concludere l'inserimento della rata. Infine, vediamo come aggiungere un'ulteriore rata di incasso. Cliccare sul pulsante Aggiungi rata visibile sotto le rate a sinistra. Inserire la data scadenza della rata. E l'importo dovuto. Il sistema verifica se la somma degli importi delle rate coincide con il totale della fattura e in questo caso chiede di selezionare le rate da cui sottrarre l'importo che è stato spostato nella nuova rata. Cliccare su Ripartisci importi per continuare. Tra l'elenco delle rate visibili inserire il flag in corrispondenza di quella o di quelle su cui si vuole ripartire la differenza e cliccare su Ripartisci. L'operazione si è conclusa con successo.